Noi ci occupiamo ormai di vaccinazione dall'inizio della campagna vaccinale. Qui al centro di Siderno, alla Casa della Salute, vacciniamo anche dai 300 ai 350 e a volte anche 400 soggetti in via di prevenzione per il Covid-19. Oggi è una giornata importantissima perché finalmente potremo fare i richiami ai soggetti autistici, potremo fare anche le prime somministrazioni e i richiami soprattutto ai loro caregiver e di questo ringraziamo tanto l'associazione della quale fanno parte e soprattutto il nostro responsabile Pasquale Misiti che comunque ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con queste nuove realtà che magari non avevamo modo di poter conoscere. La giornata qui inizia alle 8 di mattina e termina alle 20. Abbiamo davvero a che fare con qualsiasi tipo di persona. Ringraziamo la popolazione per la risposta che ci ha dato venendo e fidandosi di noi sanitari e soprattutto ringraziamo veramente per i doni d'affetto che ci danno, ad esempio alla festa della mamma, a Pasqua ci hanno pensato e questo è anche tipo per noi fonte di orgoglio perché significa che stiamo svolgendo veramente in pieno e bene il nostro lavoro, soprattutto ciò che la professione infermieristica ci insegna, essere sempre dalla parte del cittadino e del paziente. Ci troviamo al punto vaccinale di Siderno per la seconda somministrazione dei vaccini ai soggetti autistici della Locride. Siamo molto soddisfatti in quanto ci è venuto incontro sia l'azienda sanitaria locale sia il dottor Misiti, responsabile del centro vaccini. È una cosa bellissima in quanto il centro è formato da persone con molta professionalità, con delle corsie preferenziali, abbiamo soddisfatto le esigenze di 60 e più soggetti autistici e loro familiari, quindi possiamo dirci solamente soddisfatti. Questa è la dimostrazione che quando c'è la coscienza, quando c'è la sinergia, quando c'è il saper fare, si possono ottenere tutto. Mi sento di ringraziare chi mi ha aiutato come associazione Anxa Calabria ad ADDA, ovvero sia l'associazione Comma 3 di Simona Coluccio, l'associazione Per Noi e Dopo di Noi di Bianco, della dottoressa Zavaglia e la dottoressa Maria Rita Canova come garante dei disabili del Comune di Bovalino. Con grande soddisfazione oggi partecipa a questa seconda giornata dedicata alla vaccinazione dei ragazzi, dei caregiver che vivono quotidianamente l'autismo. Parlo di soddisfazione proprio perché vedo in realtà realizzato una parte di quello che è il protocollo da me proposto ormai dall'ottobre dello scorso anno. Come già detto più volte, siamo arrivati al punto di vedere appunto questa parte realizzata del protocollo grazie alla tenacia del signor Vito Crea, presidente Axa regionale, grazie alla disponibilità e alla professionalità del dottor Mesiti, che gestisce ormai da tempo la vaccinazione per il distretto qui presso la Casa della Salute di Siderno. E quindi è bastato questo, è bastata tenacia, volontà e professionalità che ha superato anche la volontà politica, perché in realtà l'interessamento verso questo protocollo è pervenuto da diversi ambiti e da diversi esponenti politici, però in realtà per realizzarlo, ribadisco, è bastata la volontà fondamentalmente, la volontà di semplici persone, semplici però di spessore umano veramente rilevante. Preziosa è risultata anche la collaborazione dell'Associazione Per Noi Dopo di Noi, sempre impegnata in queste tematiche. Nello specifico la dottoressa Zavaglia, presidente della stessa associazione, specialmente nella prima giornata, ha contribuito attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti musicali a rendere più lieta e giocosa sia l'attesa che la vaccinazione stessa.